I peschi e gli albicocchi in fiore, le mimose, i frutti della stagione, hanno salutato oggi Italo Graziani nel suo ultimo viaggio. Nella pieve di San Pietro in Silvis a Bagnacavallo si sono celebrati martedì pomeriggio i funerali di Italo Graziani, la chiesa tanto amata dal presidente dell'Associazione Lavoro dei Contadini, che vuole inserirla all'interno del documentario legato ai gioielli architettonici della Romagna come simbolo della terra che aveva insegnato a molti ad amare. A salutare e a rendere omaggio a Graziani oggi c'erano amici, parenti, collaboratori dell'associazione, persone che avevano imparato, attraverso eventi come l'Homme Mers, a riscoprire i sapori e le tradizioni di una civiltà perduta, a far germogliare le nostre radici, evitando che diventino un groviglio. E proprio al culmine dell'edizione 2017 dei Fuochi Magici di marzo, i fuochi che Graziani piaceva descrivere come un cielo stellato adagiato sulla terra, è venuto a mancare l'uomo che più volte in questi giorni, nei vari ricordi di dipinti dai conoscenti, è stato ritratto sempre come persona dolce e gentile. Sono state molte oggi le sfaccettature di Graziani emerse dalla memoria di chi è venuto a salutarlo. Al primo sguardo c'è chi l'aveva scambiato per un cantastorie di altri tempi, per la capacità di raccontare, soprattutto ai bambini, le narrazioni di una cultura da molti dimenticata. I ricordi che gli amici hanno voluto esprimere di Graziani sono stati radunati in una bacheca. In questi giorni sono arrivati messaggi di cordoglio da parte del mondo cooperativo che in lui vedeva un uomo di cultura, prestato alla terra, e del sindaco di Bagnacavallo Eleonora Proni, che il giorno prima della scomparsa di Graziani aveva ricevuto proprio dall'imprenditore ulteriori stimoli per creare nuovi spazi e nuove aree verdi per il paese. In chiesa, dopo il saluto dei familiari, della figlia, sono stati compagni dell'Associazione Lavoro dei Contadini a promettere di portare avanti il cammino tracciato dai Graziani dal 2001, anno della nascita dell'associazione, ad oggi. Dopodiché il feretro ha lasciato la chiesa, accompagnato a piedi fino al cimitero da un lungo corteo aperto dai colori d'inizio primavera e dalle antiche stampe romagnole. Buon viaggio, hanno augurato oggi ai Graziani, amici e parenti. Buon viaggio, Italo.